potessero essere eletti nel caso di vittoria al ballottaggio, tre consiglieri nella nostra lista civica. Per cui, insomma, parlando con Teresa Lin, lei mi diceva: ma no, ma insomma, tu hai più esperienza, sei più preparato. Nel caso fosse, eventualmente, insomma, mi dimetto e ti cedo il posto, no? Quindi, cioè, per testimoniare, insomma, che era veramente cercare di portare avanti uno sforzo collettivo. E poi invece, rifacendo un po' i calcoli, era saltato fuori che in realtà gli eventuali posti in caso di vittoria al ballottaggio erano quattro e quindi saremmo passati sia io che Entrambi. lei. Insomma, durante il ballottaggio, appunto, si sono ripresi un po' gli attacchi personali che c'erano stati anche durante la prima fase. Per esempio, insomma, è salito su tutti i giornali il sito fake che era stato fatto di Teresa. Insomma, qualcuno aveva registrato attraverso un'agenzia estone questo sito web col suo nome, ci aveva messo delle sue foto e dei suoi dati, e poi lo aveva riempito di contenuti in cinese del tipo: appunto, se ci votate fermeremo i controlli della polizia e queste cose qua, che erano stati poi prontamente ripresi insomma, da varie persone nella coalizione Di di centrodestra. centrodestra, per dire, insomma, per chiedere appunto l'esclusione dalle elezioni di Teresa e così via. E quando ce ne siamo accorti, insomma, a me lo avevano segnalato la sera, che era molto tardi, per cui era un po' stanco, non ci ho dato tantissima attenzione, però il giorno dopo poi, insomma, messaggi, telefonate, eccetera, e insomma, alla fine mi sono reso conto, insomma, di quello che c'era scritto. Allora, a quel punto Teresa è andata prontamente a denunciare il fatto alla polizia postale. E dopo 2 giorni di indagini, insomma, secondo le indiscrezioni che abbiamo letto sui giornali, insomma, parrebbe che tutto questo sia stato fatto dal figlio di una candidata di una lista avversaria, insomma. Insomma, poi anche io, insomma, ho ricevuto vari attacchi molto personali, e appunto nella fase di ballottaggio, a un certo punto, ci sono stati due episodi, insomma, abbastanza spiacevoli, nel senso che il candidato della Lega aveva postato sulla sua pagina Facebook qualche cosa, appunto, un attacco molto personale, scrivendo, riportando appunto la notizia sul giornale in cui ci dava eletti in caso di vittoria di Biffoni, e lui, insomma, retoricamente domandava se era questo il futuro che si voleva a Prato, no? E non solo, c'è stata poi un'altra candidata che faceva gli agguati col telefonino, no? Nel senso, stile Iene, insomma, si era messa sulle tracce Teresa. di Teresa per cercare di farle domande scomode e così via, insomma. E quindi anche questo qui ha contribuito molto a rendere la campagna elettorale molto pesante. Quindi quando poi il giorno delle elezioni e all'inizio degli spogli, insomma, la situazione già era abbastanza chiara, e per me è stata veramente una grandissima gioia e soprattutto un sollievo nel vedere innanzitutto terminata questa fase così pesante, e poi soprattutto, insomma, rispondere con questa elezione a tutti gli attacchi che ci sono stati durante questa faticosissima campagna Ma elettorale. adesso la tua vita sarà più pratese o più romana? E adesso sarà molto più pratese, Molto più pratese. indubbiamente. E come mai la scelta proprio di Prato?
Ma Vediamo, perché, sentiamo. insomma, perché nella comunità cinese di Prato, in termini percentuali e insomma anche in termini assoluti, forse la più grande d'Italia, e quindi assume una rilevanza simbolica molto forte. Adesso, insomma, su un giornale, mi sembra, in lingua cinese, era stato scritto addirittura una elezione storica. Magari, Non insomma, ce lo come ha detto Luciano, infatti, no? il Ultimamente. termine, È insomma, è impegnativo. impegnativo, però, insomma, sotto vari punti di Rilevante vista, è sicuramente, certo. sicuramente molto rilevante, non solo a giudizio mio, ma insomma, a giudizio un po' di tutti quanti, visto che poi i successivi 3 giorni all'elezione, non ho fatto altro che rilasciare interviste che poi sono andate sulla stampa nazionale, Repubblica, Corriere della Sera, Sei stato anche in televisione. Sì, ti abbiamo visto anche in sì, in televisione. televisione su Rai 3 Agora e Radio 24, e quindi veramente un po' dappertutto. E, insomma, quindi è stato qualcosa che ha avuto una rilevanza, oserei dire, internazionale, perché poi adesso è uscito insomma, ieri mi sembra un servizio sulla televisione nazionale cinese e alcune testate dei paesi di origine miei e di Teresa, insomma, quindi insomma, è stato un fatto che ha avuto una grossissima copertura mediatica. E insomma, E come l'hanno descritta questa cosa i giornali cinesi, come tu dici? i giornali cinesi, vabbè, io e Teresa veniamo dalla stessa provincia della Cina, ma non dalla stessa città, no? E quindi, per esempio, insomma, quelle edizioni locali, nel mio caso del mio paese di origine, che si chiama Cintia, il suo si chiama Wenzhou, volevano sapere un po' delle storie delle nostre famiglie, no? Per poi creare il collegamento e l'interesse, insomma, con i lettori locali. Invece, nel caso della televisione nazionale, chiaramente non hanno dato, insomma, tanta rilevanza a quelle che sono i nostri paesi di provenienza, quanto magari il legame che tuttora abbiamo con la Cina e così via. Insomma, quindi nel mio caso, per esempio, la mia storia professionale, che insomma, per vari anni è stata un po' a cavallo tra l'Italia e la Cina, e così via. Bene. Bene, Beh, bene, insomma. insomma, adesso, vabbè, inizia la nuova fase, appunto quella in cui finalmente si deve cercare Cioè, io di fare di qualcosa fare di qualcosa. Voglio farti una domanda, però. La comunità cinese sicuramente, stando ai voti, sapendo che un 400 persone, 300, avevano diritto di voto, ha votato compattamente, insomma, per voi due. Ma io penso che tu hai ricevuto anche voti dagli italiani, vero? Sì, moltissimi, sì, perché appunto secondo i nostri calcoli, insomma, dovevano esserci un 700-800, però moltissimi Hanno di quelli sbagliato. che risultavano residenti in realtà non sono più a Prato, perché abbiamo provato a contattarli in vario modo, però insomma, per esempio, ci sono tanti ragazzi giovani che come Teresa magari studiano all'estero, lavorano all'estero, avendo mantenuto la residenza a Prato. Ci sono tanti altri che si sono trasferiti, ancora non risulta l'anagrafe, quindi quando ci siamo resi conto di questo, abbiamo deciso di puntare gli sforzi proprio nel cercare di raggiungere quanti più, insomma, italiani, se possiamo dire così, e quindi di raggiungerli, di farci conoscere e poi, insomma, possibilmente, chiedergli il voto. Chiariamo che tu eri in una lista,
Una lista civica, sì, 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 una lista civica a supporto di Biffoni, e quindi insomma con tutti i pro e contro della lista civica, che chiaramente ha meno mezzi, non so, rispetto al PD che è stato il partito più votato, però insomma anche con il compito di mantenere quella certa indipendenza dal partito e cercare di prendere appunto i voti di gente che magari insomma non è così convinta del Partito Democratico, però insomma ritiene che la lista civica possa avere un suo senso, e o magari insomma per non votare per la coalizione avversaria. Bene, adesso di nuovo un po' di musica, allora un po' di musica e poi dopo riprendiamo con Marco dopo l'intervento di Roberto. Riprendiamo per la prospettiva, appunto, che poi le idee per il governo della città di Prato. Bene, allora andiamo avanti con la nostra scaletta musicale con i CSI. Nel 1994, da poco costituita appunto come CSI, ovvero che sta per Consorzio Suonatori Indipendenti, Ferretti, Zamboni, Canali & Company registrarono un concerto unplugged trasmesso dall'emittente musicale MTV. Ed è proprio da questo intenso concerto che noi ascoltiamo Allarme, un vero e proprio tango tratto dal vecchio repertorio dei CCCP. Buon ascolto. Lampo, allarme, agitazione, commovimento d'animo, spirito di partito, amor di parte, movimento parziale, stimolante paralisi di un giorno, di una sera, di una notte, di un'idea, ma l'alibi non regge ed evidenza sfugge.